160esima fiera di Valperga, stiamo giungendo al termine, questa sera ci sarà lo spettacolo pirotecnico che chiuderà definitivamente questa fiera. È stato un programma nutrito, 5 giorni vissuti intensamente. Abbiamo iniziato giovedì sera con la Filarmonica, il concerto della Filarmonica Valperghese, poi abbiamo continuato venerdì con la corsa podistica, sabato con la biciclettata e il menù a tema che era il fritto misto, dei bei gruppi musicali. Domenica abbiamo fatto il nostro mercatino, diciamo, artigianato, eccetera, e qua sono sempre stati presenti artisti, laboratori artistici e artigiani della zona. Altre cose, lunedì abbiamo fatto ancora la degustazione dei vini dei vignaioli valperghesi, che ha avuto una discreta partecipazione, e chiudiamo oggi in bellezza con i fuochi artificiali. Allora, abbiamo anche fatto naturalmente in collaborazione con le medie di Valperga, con il professor Cristiano Cavacciuti, abbiamo fatto una pedalata con tutti i ragazzi, i genitori, per le vie dei luoghi narranti. È stata una passeggiata interessante, dove sono stati illustrati questi luoghi di Valperga e sono stati molto apprezzati. Abbiamo fatto diversi giochi anche per i bambini, come tutti gli anni, insieme all'oratorio San Giuseppe di Valperga, e quale mi faccio un augurio, un saluto a padre Raffaele, che ci lascia qua a Valperga e va a un'altra parrocchia. La Proloco, come abbiamo già detto, è vicina a tutti, quindi salutiamo anche padre Raffaele e accogliamo giustamente per il futuro don Ilario, che sarà parte qua della chiesa di Valperga. Abbiamo fatto le visite delle campanile, abbiamo fatto diverse attività, ci sono stati il gruppo degli asini che sono venuti per delle giornate. Ringrazio di cuore tutti gli amici giostrai, quelli che sono qua alle nostre spalle, perché veramente è cresciuta questa sinergia negli anni e insieme a loro riusciamo a fare ritornare di nuovo un po' la festa, quella che era un po' una volta. È una percentuale bassa rispetto a tanti anni fa, però finalmente la gente a Valperga partecipa, sta ritornando e piano piano cerchiamo di mettere delle risorse in più per fare qualcosa. Magari non tutti gli anni c'è la possibilità di fare delle cose grandi, però nel nostro piccolo cerchiamo veramente di fare delle cose importanti, ma la cosa importante è che la gente venga a Valperga, la gente si ricorda di Valperga e noi siamo qua per farlo. La Proloco sta questo, è aperta a tutti e abbiamo accettato tutti. Ringrazio anche gli Alto Canamese Games, che sono venuti qua una giornata, quindi li ringrazio di cuore per la loro collaborazione anche con noi, come ringrazio la Croce Bianca del Canavese, l'Associazione Volontaria dei Carabinieri, i Carabinieri, i Vigili Comunali, l'Amministrazione Comunale per il loro appoggio, quello che c'è stato durante la manifestazione. Però volevo ringraziare in primis delle persone che in Proloco veramente, che secondo me grazie a loro quest'anno siamo riusciti a fare, che sono Manuela e Alida, che non è che faccio dei nomi perché gli altri non lo meritano, perché probabilmente loro hanno avuto il tempo per dedicare maggiormente rispetto a noi e si sono dati da fare per una decina di giorni, anche di più, per questa manifestazione, e di questo dobbiamo essere grato, e come dobbiamo essere grato a tutto il direttivo della Proloco, perché comunque ci siamo dati veramente da fare, dal banco beneficenza ai camerieri, cuochi e tutti. Quindi è stato veramente, a mio avviso, un grande successo e non ci resta solo più di goderci questa serata con i fuochi d'artificio e aspettare i prossimi appuntamenti della Proloco e al prossimo anno della fiera, magari sarà migliore come ogni anno noi vogliamo fare.